Attenzione, vi consigliamo di non giocare al gioco del bagno. Si dice che possono accadere cose molto che sgradevoli. Istruzioni del gioco. Fase 1. Prima di andare a letto la sera, toglietevi i vestiti e andate in bagno. Fase 2. Riempite la vasca da bagno con acqua e spegnete le luci. Fase 3. Sedetevi al centro della vasca, di fronte ai rubinetti. Fase 4. Lavatevi i capelli, ripetendo più volte le parole Daruma-san cade, Daruma-san cade. Mentre vi lavate i capelli, nella vostra mente dovrebbe comparire l'immagine di una donna giapponese in piedi in una vasca da bagno. Le scivola e cade sul rubinetto arrugginito. Il rubinetto le trapassa l'occhio e la uccide. Fase 6. Continuate a ripetere le parole Daruma-san cade, Daruma-san cade, finché non avete finito di lavare i vostri capelli. I vostri occhi devono restare chiusi. Potrete sentire un leggero movimento nell'acqua dietro di voi. Tenete gli occhi chiusi, non sbirciate. Avrete appena invocato un fantasma. La figura spettrale di una donna sorgerà fuori dall'acqua dietro di voi. Sentirete la sua presenza mentre vi fissa, con la testa dietro la vostra spalla destra. I suoi capelli sono neri aggrovigliati. I suoi vestiti sono lacerati e in putrefazione. Ha un occhio solo. Il suo occhio sinistro è spalancato e iniettato di sangue. Il suo occhio destro non c'è. Vi è solo un'orbita sanguinante. Fase 7. Quando avvertite la presenza del fantasma, dite ad alta voce: perché cadesti nella vasca da bagno? Fase 8. Tenete gli occhi chiusi ermeticamente. Alzatevi. Uscite dal bagno. Fate attenzione a non inciampare e cadere. Uscite immediatamente dal bagno e chiudete la porta dietro di voi. Ora potete aprire gli occhi. Lasciate l'acqua del bagno durante la notte. Andate a dormire. La mattina dopo, quando vi sveglierete, il gioco avrà inizio. Il fantasma di quella donna con un solo occhio vi seguirà. Ogni volta che vi volterete a guardarla, lei scomparirà. Durante tutta la giornata. Quando darete uno sguardo dietro la spalla destra, potrete intravedere. Più i giorni passano, più lei si avvicina. Non permettetele di catturarvi. Se vedete che è troppo vicina, dovete gridare TOMARE! Che significa stop. Per poi scappare il più velocemente possibile. Questo vi permetterà di mantenere una certa distanza tra voi e la donna da un solo occhio. Per terminare il gioco, dovete intravedere la donna fantasma e gridare Kitta! Che significa io ti toglio la libertà. E in quel momento farò oscillare la mano verso il basso con un movimento di taglio, come un karate chop. Dovreste terminare il gioco prima di mezzanotte. In caso contrario, la donna da un occhio solo apparirà nei vostri sogni e vi perseguiterà. Regole. Non aprire gli occhi quando il fantasma appare la prima volta. Non lasciare che il fantasma vi faccia lo sgambetto quando uscite dalla vasca. Non rientrare nel bagno dopo esserne usciti. Non svuotare la vasca fino al mattino. Non consentire alla donna di catturarvi. Un ultimo consiglio: non giocate a questo gioco. È molto pericoloso. Potreste essere posseduti dallo spirito e morire orribilmente. Potreste anche incappare e cadere nella vasca da bagno ferendovi. Se non riuscite a terminare il gioco correttamente, il fantasma potrebbe continuare a seguirvi per il resto della vostra vita. Non giocate a questo gioco.